Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Guerra Ucraina-Russia, riprendono questa mattina le evacuazioni da Mariupol, ancora 200 civili si troverebbero nell'acciaieria Azovstal, ieri di nuovo sotto il fuoco costante dei russi. Nella serata di ieri i primi già liberati sono arrivati a Zaporizhzhia. Kiev accusa, Mosca informò in anticipo l'Ungheria sull'invasione. L'Unione Europea lavora al sesto pacchetto di sanzioni, potrebbe arrivare oggi la proposta della Commissione Europea. E a seguito delle gravi osservazioni del ministro degli esteri russo Lavrov, il ministero degli affari esteri ha convocato l'ambasciatore russo in Israele per un incontro di chiarimento con il vice direttore generale per gli affari eurasiatici. E cambiamo argomento, il direttore generale dell'AIFA ha detto che una nuova vaccinazione verrà decisa a ottobre sulla base dei dati e alla circolazione del virus Covid. Soltanto allora si potrà decidere se proporla a tutti o se offrirla agli over 50 a chi volesse farla. Intanto sono 18.896 nuovi casi, 124 i morti, il tasso di positività si attesta al 15,4%, aumentano anche i ricoveri più 56 e le intensive più 2. Dati Istat, occupazione al 59,9%, a livelli record, il tasso di disoccupazione a marzo cala dell'8,3%, tornando ai livelli del 2010. Chiudiamo con lo sport, calcio, Atalanta-Salernitana 1-1, il Cagliari esonera intanto Walter Mazzarri. A 3 giornate dalla fine il club sardo decide di cambiare allenatore dopo una striscia di 7 sconfitte nelle ultime 8 gare. I rossoblù sono quartultimi in piena lotta per evitare la retrocessione. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona giornata. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.